Sono entrato a Ferragni dopo aver fatto la solita domanda di assunzione all'ufficio personale. C'è stato un colloquio con delle persone della manutenzione, con le persone, con gli addetti dell'ufficio personale e alla fine sono entrato, sono stato assunto, insomma. Ecco, bisogna dire che Ferragni lassù in Val Bormida era una fabbrica molto nota, importante. Pensate che a Ferragni ci aveva già lavorato mio nonno e mio papà. Quindi tre generazioni abbiamo lavorato tutti e tre nello stabilimento. Entrato in Ferragni, ho fatto il colloquio, sono stato inserito nel reparto manutenzione. Il reparto manutenzione era un grande reparto dello stabilimento che si chiamava Servizi Tecnici Generali. Da questo reparto manutenzione, dipendeva la manutenzione di tutta la fabbrica e la fabbrica, grande com'era, era divisa in aree di manutenzione. Quindi c'era l'area di manutenzione delle stese, l'area di manutenzione dell'emulsione, delle ricerche, della centrale, delle infrastrutture esterne, eccetera. E ad ogni area era responsabile di ogni area una persona, generalmente era un funzionario che si occupava di tutto le necessità della manutenzione di quell'area. Il gruppo era molto grande, sono state 200-300 persone senz'altro, perché anche l'officina di manutenzione della Ferragnia era un'officina molto particolare, in quanto venivano costruite le macchine per fare determinati pezzi della pellicola. L'officina della centrale era in grado di fare di costruire le macchine, facevano gli estrusori, le macchine di stesa. Era anche un'officina che aveva un'infinità di specialità, dai falegnami, meccanici, tornitori, macchine utensili, i fabbri, l'officina galvano, i muratori, quindi c'era un po' tutte le specialità che servivano per la manutenzione. Anche perché la produzione fotografica era una produzione particolare che era fatta solo a Ferragnia, quindi non si trovavano in commercio certe attrezzature o certe macchine. E poi Ferragni era un mondo un po' distante dalle grandi città, un mondo un po' a sé, ecco. Mio papà e mio nonno erano dei meccanici, lavoravano nell'officina generale. Mio nonno nell'officina generale, mio papà nell'officina meccanica di precisione. Mio nonno credo sia stato fino tutta la vita. Mio papà a un certo momento è andato via da Ferragnia e ha messo su un'attività per conto proprio, un'officina meccanica, forse nata dall'esperienza che si era fatto a Ferragnia, e ha messo su una bella officina meccanica che aveva raggiunto il numero di 50 persone, circa lavorava un po' per la Ferragnia, un po' per le altre fabbriche, la Montecatini, le vetrerie che erano sempre in Val Bormida, e poi purtroppo è stato sfortunato perché è morto giovane a 48 anni. Mio nonno è entrato a lavorare a Ferragnia perché anche lui aveva un'officina qui a Savona dove faceva le biciclette e ho trovato uno stemma che si applicava sul marchio di fabbrica, diciamo, no? E poi faceva degli altri particolari meccanici, però non so perché ha smesso questa officina. Nessuno, non sono riuscito a saperlo. E poi dopo questa officina è entrato a Ferragni, quindi lui aveva già questa piccola officina, faceva le biciclette, forse con un suo fratello, ha smesso questa attività e poi è entrato a Ferragni a fare il meccanico. Quando sono entrato a Ferragni, dopo questo periodo di stage nell'officina, in giro un po' per i reparti, quando sono entrato, poi mi sono interessato della manutenzione del reparto della fabbricazione dell'emulsione, cioè il reparto F, lì c'erano, in questo reparto c'era una piccola officina di reparto gestita da un caposquadra con 7-8 persone. Ecco, queste persone qui, con il caposquadra, che erano già pratiche, perché facevano la manutenzione già da tanto tempo a questo reparto, dove l'emulsione diventava già sensibile, mi spiegavano come si deve fare. Ecco, e quindi sono stati loro che mi hanno insegnato le cose,
le elementari. Poi comunque c'è stata anche tanta collaborazione con il personale dell'officina. Io ricordo i capi dell'officina, erano persone anche aperte che insegnavano volentieri, ecco. Diciamo che secondo me dall'Ansaldo San Giorgio, dove ero stato, a Ferrania c'era già una grande differenza nella mentalità delle persone. A Ferrania c'era molta collaborazione, si facevano sovente riunioni. Tante riunioni, quando c'era un problema si trovavano magari i tecnici dell'ingegneria con i tecnici della manutenzione e discutevano come si doveva fare. La fabbrica era organizzata secondo dei criteri americani che secondo me erano all'avanguardia. Difatti ho notato questa differenza con l'Ansaldo San Giorgio. Dall'America arrivavano specifiche di come si dovevano fare certi interventi, certi lavori, come questo modo delle riunioni comune di lavorare assieme, eccetera, che secondo me nelle altre fabbriche non c'era ancora in Italia. Anche un'altra cosa interessante è per esempio la gestione dei costi, no? La manutenzione è un costo grande per una fabbrica, specie una fabbrica chimica, e allora è interessante avere il dettaglio preciso di tutti i costi della manutenzione. Lì con gli americani si riusciva a sapere quanto era il costo di ogni parte della manutenzione, i materiali, la manodopera, le imprese esterne, nonostante che non ci fossero ancora sistemi computerizzati, veniva fatto tutto a mano da impiegati addetti alla gestione dei costi. Secondo me hanno fatto fare un grande passo avanti a quella che era la vecchia tecnologia. E quando io sono andato in pensione, poi sono andato all'università, dopo l'università sono stato richiesto da una ditta, da un ospedale di Genova, un ospedale privato di Genova, a fare la manutenzione, a organizzare la manutenzione. Un ospedale non grandissimo, però diciamo 100 posti letto. Cioè. Allora, come si svolgeva lì la manutenzione? C'erano 3-4 operai, si rompeva una cosa, andavano là, l'aggiustavano, no? Oppure uno vedeva una perdita, andava là. La manutenzione era facevano gli interventi sulle cose che si guastavano. E quando sono arrivato io mi sono meravigliato di questo sistema ancora antico di fare la manutenzione. Per esempio, a Ferragni avevamo dei moduli che si chiamavano checklist, no? Facciamo un esempio, un compressore dell'aria. Tutte le settimane l'operatore doveva andare a guardare il compressore, guardare se c'era il livello dell'olio, se i filtri erano puliti, tutte le cose in modo che funzionasse bene la macchina. E compilava un modulo che si chiamava checklist e lo firmava. Quindi veniva sia responsabilizzata la persona che faceva questo intervento e in più c'era la garanzia che la macchina funzionasse bene. Queste cose quando sono andato in pensione, quindi eravamo già nel 2003, 2000, dopo il 2000, là non erano ancora applicate, per dire come gli americani avevano portato avanti la tecnologia nella fabbrica. Allora, io in quegli anni lì in cui ho lavorato nelle Monsione, che poi sono stati una piccola parte di anni di tutti quelli che ho lavorato a Ferragna, perché lì ne ho passati 5 forse, e poi 25 li ho passati nella centrale termoelettrica. Ecco, in quei 5 anni lì, dove ho fatto la manutenzione a questo reparto, dove facevano le Monsione fotografica, dunque il reparto era alto 9 piani. Era una lavorazione a cascata. All'ultimo piano c'erano i serbatoi dell'acqua demineralizzata che arrivava dalla centrale. Ai piani sottostanti c'era la pesatura, dove venivano preparati e pesati tutti i prodotti che servivano, prodotti chimici, che servivano per fare l'emulsione fotografica. Al piano sottostante c'erano delle caldaie, che erano recipienti di acciaio inossidabile, lucidati a specchio, con la temperatura regolata da circolazione di acqua. E questi prodotti, soprattutto la gelatina animale, venivano messe in queste caldaie, disciolti, e lì c'erano i sali di alogenuro di argento. Speriamo che non mi sbagli, di alogenuro di argento. E veniva tutta, diciamo, tutti questi prodotti dentro la caldaia si scioglievano e diventava come un brodo. E i sali con le altre aggiunte di altri prodotti diventavano sensibili alla luce e questo brodo veniva
scaricato su, al piano sottostante su delle tavole di congelamento, che erano delle tavole di acciaio inossidabile, delle tavole larghe circa un metro, lunghe 7-8 metri, con un bordo di 6 o 7 centimetri, venivano riempite di questo brodo e in queste tavole qui erano, queste tavole erano raffreddate da acqua fredda a, a più 2-3 gradi. Questa emulsione, questo brodo si prendeva e diventava una gelatina. Ecco, lì dentro c'erano già tutti i sali sensibili alla luce. Quando questa gelatina era rappresa, dopo un certo numero di tempo veniva tagliata a fette, veniva fatta scendere al piano ancora inferiore, dove veniva tagliata in cubettini di dimensioni appropriate, e poi scendeva ancora al piano di sotto, dove c'erano dei tini di lavaggio, c'erano di nuovo delle... I tini erano di nuovo recipienti di acciaio inossidabile di 2 metri circa di diametro, con dell'acqua demineralizzata, e da questa emulsione venivano tolti venivano tolti un certo numero di sali. Ecco. Successivamente l'emulsione veniva ripresa e veniva riportata su al quinto piano, dove c'era la rifusione. Si faceva di nuovo rifondere per aggiungere degli altri sali. Quando questi, non so, queste taglierine si guastavano, bisognava andare là al buio a cercare di aggiustarle, allora c'erano delle luci rosse che non guastavano l'emulsione, si riusciva, oppure in casi di lavori più grandi bisognava avere la sala a disposizione, allora la produzione, il reparto vuotava la sala di tutta l'emulsione e si metteva quella che era la luce bianca e lì si poteva lavorare. La luce c'era dall'ultimo piano alla pesatura e poi negli altri piani c'era già la luce rossa. Lì però non era ancora sensibilissima, poi l'emulsione diventava sempre più sensibile arrivando poi alle stese, lì addirittura c'era la luce verde, non si vedeva nulla perché venivano aggiunte degli altri prodotti particolari. A Ferragna sono stati rifatti due impianti di stesa e l'H5 e l'H6, e lì vicino è stato costruito un impianto frigorifero ad assorbimento per produrre il freddo per questi due reparti. Io sono dalla manutenzione del reparto F sono andato a interessarmi di questo reparto che si chiamava IFA, che faceva il freddo. E interessandomi dell'IFA poi sono praticamente entrato a far parte dell'organico della centrale termoelettrica. Allora, la centrale termoelettrica a Ferragna è una realtà molto particolare e molto complessa, perché era costituita da specialità diverse, cioè c'era una parte termica che era costituita da 3 caldaie di produzione vapore, 2 da 25 e 1 da 50 tonnellate ora di vapore. Il vapore veniva fatto passare in una turbina, quindi c'era un settore termoelettrico, dove veniva prodotta l'energia elettrica e il vapore passando in turbina perdeva la diminuiva di pressione e veniva poi distribuita alla fabbrica. Questo impianto termoelettrico era un'isola non in parallelo con la rete Enel, ma alimentava parti dello stabilimento dove la rete Enel, l'energia elettrica fornita dalla rete Enel, dava dei problemi con quelle microinterruzioni di cui soffre l'energia elettrica Enel. Lo stabilimento era alimentato da una rete a 130.000 dell'Enel, che però aveva queste microinterruzioni. Allora, cosa succede? Che questi reparti che erano alimentati dalla rete Ferragna, perché l'energia elettrica autoprodotta si chiamava Ferragna, erano il reparto supporto, il reparto A, era tutta la centrale e erano altri punti delicati dello stabilimento, come gli azionamenti delle macchine di stesa dei reparti H5 e H6. Per cui potete immaginare come una interruzione dell'energia elettrica Ferragna creasse un danno notevole a tutta la fabbrica, perché si fermava completamente la fabbrica.
Mentre se ci fosse stata un'interruzione dell'energia elettrica Enel, i reparti, per esempio l'area chimica o altri reparti, si fermavano, ma la centrale, che era tutta autoalimentata dall'energia Ferrania, continuava la sua produzione di energie e al ritorno dell'energia Enel la fabbrica poteva ricominciare a lavorare. Quindi la centrale, la continuità di esercizio in centrale era un asillo non da poco. Non era come lavorare nello stabilimento in mezzo ai prodotti chimici o al buio, era una centrale dove c'era la luce, naturalmente, come tutte le centrali dell'Enel, tutte le centrali del mondo. Però voglio dire, la centrale aveva queste caratteristiche. C'era questo problema della continuità di esercizio. E però un'altra cosa da dire era anche che l'energia autoprodotta dalla centrale costava la metà dell'energia elettrica acquistata dall'Enel, quindi era anche un risparmio. Però nella centrale c'era anche un grande settore che era la centrale frigorifera, che faceva 20 milioni di frigorie ora. Era una centrale tutta d'ammoniaca, aveva due linee di freddo, una meno 5 gradi centigradi e una meno 25 gradi centigradi. E per far funzionare la centrale c'era tutta questa grande quantità di ammoniaca che era stata calcolata in circa 80 tonnellate di ammoniaca anidra liquida. Allora i compressori frigoriferi aspiravano il gas d'ammoniaca, lo comprimevano dentro i condensatori, era un ciclo frigorifero tradizionale, e alla fine l'ammoniaca a gravità veniva distribuita in tutto lo stabilimento. Quindi a Ferrania c'erano tutte queste reti di distribuzione dell'ammoniaca che giravano per tutta la fabbrica e che non era una cosa molto, come dire, che lasciasse molto tranquilli, perché una rottura sopra una tubazione significava un dramma, perché se fosse mai uscita tutta quell'ammoniaca lì, era stato calcolato che tutta la valle da Ferragni a Cairo fino ad Ego sarebbe stata sepolta dall'ammoniaca. Quindi, insomma, quindi in questa centrale c'erano 8 turbocompressori ad ammoniaca che facevano funzionare. Perché la produzione fotografica necessitava di una quantità enorme di freddo, perché praticamente si trattava di un foglio che camminava nell'essiccatoio a cui si doveva togliere tutta l'umidità lasciata lì sopra dall'emulsione fotografica, che era come acqua, e questo veniva fatto col freddo. La centrale era organizzata bene, perché c'ero io che ero responsabile della centrale, avevo un altro perito con me che era responsabile dell'esercizio, uno che era responsabile della manutenzione, poi perché poi oltretutto la centrale aveva anche la manutenzione di tutte le aree esterne della fabbrica, dell'esterno dei fabbricati, delle strade, di tanti altri manicoli, c'era un geometra che si interessava anche di questa parte qui. Quindi era un bel gruppo. A turni tutto l'anno, 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Non sono passati tanti anni, ma non c'erano ancora i telefonini, per esempio, no? Allora, un anno, il giorno di Natale, sono andato a Pietra Ligure, dove abitava mia sorella, a fare la festa di Natale. Allora, la centrale era quasi, perché lo stabilimento era fermo, la centrale era lì al minimo, tutto era tranquillo. Io vado alla messa alle 11, pieno di gente così in chiesa, mi sento toccare, mi giro, un operaio dalla centrale, con la tuta. Ho detto, è morto qualche. Cosa è successo? Mi ha detto, guardi, venga subito lassù perché c'è un guaio che noi non riusciamo a capire cosa c'è. E allora cosa ho fatto? Sono andato a telefonare da un telefono normale, mi hanno detto che c'era una perdita di vapore sul collettore dell'alta pressione delle turbine, che per ripararla bisognava fermare la centrale. Allora sono. Tanto ho detto, vabbè, la perdita, un'ora o due durerà ancora. Dopo il pranzo di Natale, alle 2 sono partito, sono andato su, chiamato le persone che erano capaci di fare quel lavoro lì, spento le caldaie, commutato tutta la centrale su energia Enel per avere la luce e tutti gli altri servizi, fermato le turbine,
cominciato a smontare questa flange dove c'era questa perdita. Sono venuti ovviamente gli operai di manutenzione della centrale, che erano bravi, erano capaci di fare quel lavoro lì. Intanto le ore lì macinavano, è passato il pomeriggio, è passata la notte. E hanno sostituito questa guarnizione che perdeva, rimesso tutto a posto, riacceso le caldaie, ho fatto funzionare la turbina, portata ai giri, chiuso l'interruttore della ferragna, commutato di nuovo tutto sulla ferragna e nessuno si è accorto di nulla. Nei reparti, perché era ferma la fabbrica, io non ho detto niente né ai miei capi, non mi sono aggiustato tutto da solo. Quando sono entrato lì in centrale c'era già questo motore e ha funzionato anche poco, però era un grande motore che veniva da un motore diesel che veniva da una nave, mi avevano detto, e era collegato a un alternatore che produceva l'energia elettrica per far funzionare la centrale frigorifera. Perché lo stabilimento non poteva mai rimanere senza freddo, in quanto tutta l'emulsione fotografica era conservata in ghiacciaia che si sarebbe, se si fosse scaldata, marciva, avrebbero buttato via tutto, la fabbrica, erano danni enormi. Quindi questo motore qui, quando mancava l'energia elettrica Enel, veniva messo in funzione e alimentava i compressori frigoriferi. Era talmente grande, era mi pare 1800 kW, che faceva tremare tutto il fabbricato della centrale, anche i fabbricati vicini. E un giorno, io non ero ancora lì, però ho visto le fotografie, ha fatto staccare tutto l'intonaco del soffitto degli uffici della centrale. Fortunatamente non c'era nessuno, perché sennò qualcheduno prendeva, l'intonaco era spesso. L'edificio della centrale era stato costruito prima della prima guerra mondiale e la progettazione arrivava dalla zona di Milano, perché la ditta che faceva la polvere da sparo, la SIPE, aveva sede là. Quindi erano architetture diverse dalle solite che usavano qui, con questi ampi spazi, mattoni. Molto interessante. Pare addirittura che queste architetture qui fossero state progettate o perlomeno suggerite da quell'ingegnere, da quell'architetto Ulisse Stacchini, che ha progettato la stazione centrale di Milano. E quindi sono state architetture belle anche da vedere, che si sono conservate anche negli anni. E un'altra cosa della centrale è che tutto era tenuto alla perfezione in centrale e che costava anche fatica fare tenere tutto così bene. Allora, immaginate che la sala caldaia, che aveva la potenzialità di 100 tonnellate ora, il pavimento era di piastrelle bianche e lo stesso le turbine avevano tutte le loro targhe in ottone, tutte lucidate col siddol dal personale. Diciamo che tanta cura era anche necessaria, visto l'importanza della continuità di esercizio della centrale, ma era anche necessario perché la centrale era messa in una posizione strategica nello stabilimento, cioè era in centro allo stabilimento. La direzione, l'ingegneria erano distanti, c'era da attraversare solo una strada. Allora, quando in direzione all'ingegnere arrivavano direttori americani oppure in direzione arrivavano, non so, il prefetto, le autorità, durante la fine delle riunioni erano soliti i direttori dire: beh, venite che andiamo a vedere un momento la centrale. Figuriamoci se la centrale non doveva essere ben tenuta, anche perché eravamo spronati dall'ingegnere Gervasio a tenere bene così, che lui era il capo del personale, ci teneva, aveva fatto tante cose lì in centrale. E quindi diciamo che tutto luccicava. Era anche una tradizione che veniva forse già dal primo capo della centrale, il signor Della Tomasina, che ha passato tutta la vita in centrale, questo uomo.
e pare che abbia attraversato il ponte lì due o tre volte. Lui ha dedicato tutta la vita alla centrale, si faceva fare due o tre vestiti tutti uguali, stava sempre lì. E di notte guardava la ciminiera e se vedeva che alla sera l'imbrunire, il fumo non era corretto, lui capiva se la combustione non andava bene e all'indomani riprendeva i fuochi. Quindi una tradizione che si è conservata e che, come dire, io ancora, secondo me, è aumentato. I capi diretti degli operai erano i capi turno, che ce n'erano cinque, che erano uomini venuti su dalla gavetta, erano uomini che avevano poca scolarità, ma avevano una pratica incredibile, avevano anche una grande umanità. Lo stabilimento una volta all'anno dava, sempre le gestioni americane, prima non lo so, dava un contributo perché ogni reparto facesse un pranzo di reparto e tutto il personale si trovasse in qualche ristorante a festeggiare. E quindi anche in centrale facevamo questi pranzi di reparto. Oltre a questi qui ufficiali, diciamo, ne facevamo anche degli altri trovandoci a casa di qualche capoturno che aveva la casa in campagna. E eravamo anche 10 o 15 e quindi lì poi qualcheduno aveva l'armonica, canto, insomma, erano belle ore che passavamo assieme. Nonostante che però poi la fabbrica, come anche la CEN, non è un ambiente molto democratico, no? Perché c'è sempre chi comanda, chi deve obbedire, quindi, però si riusciva, c'era molto rispetto, ecco. E in questi reparti qua, in questi pranzi qua, in uno di quelli ufficiali, una volta un operaio ha fatto una sorpresa, nessuno ha saputo nulla, ha fatto fare una torta grande con sopra una centrale di cioccolato, con i muri della centrale stilizzata, ma la ciminiera, eh. Quindi per dire come le persone non gliel'aveva mica detto nessuno, di farla fare, l'ha fatta fare lui di sua iniziativa. Un'altra cosa, anche per esempio la vigilia di Natale, lì in centrale facevamo un piccolo pranzo, no? Quindi invitavamo i vecchi operai della centrale, quelli che avevano lasciato effettivamente qualche cosa che si erano interessati più volenterosi, così che poi mi dicevano che aspettavano, non dico tutto l'anno, ma aspettavano con ansia di venire lì, perché facevano di nuovo un giro per il reparto e poi ci trovavamo tutti assieme a mangiare. Lì c'erano degli operai che si facevano imprestare, non so, gli attrezzi dalla cucina della mensa, poi facevano i ravioli, insomma, ma a queste piccole cose. Poi venivano anche i direttori, eh? Veniva l'ingegner Gervasio, l'ingegner Genta, venivano e erano contenti che facessimo queste cose, ma dicevano: non bisogna mai perdere l'umanità, anche in una fabbrica che forse da altre parti magari non era così. Io credo che la gestione del personale sia una cosa molto delicata e molto difficile. Se uno vede nelle persone non un semplice esecutore di ordini, ma una persona con cui si può parlare, a cui si raccontano i problemi. Per esempio, lì tanti operai negli anni, non so, sono stati ammalati, io sono andato a trovarli negli ospedali a Genova, sono andato ai matrimoni, sono andato ai battesimi dei figli. Quindi, secondo me, questa umanità qui ha servito a creare questo buon rapporto, buon modo di vivere, eh? Anche se poi problemi ci sono stati, eh? Non vorrei mica dipingere un mondo troppo idilliaco perché qualcheduno che mi ha fatto arrabbiare c'è stato, ma credo che sia una cosa normale. Il periodo dell'Associazione Elettrotecnica Italiana, questo qui è di nuovo un'altra cosa che io credo che sia successo solo a Ferragna perché. Allora, l'Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana, che è un'associazione a livello nazionale, che è riassunto il nome in AEI, aveva, come dire, aveva a Ferragna delle persone che erano iscritte a questa associazione. E l'ingegner Gervasio raccontava che andava con suo papà a queste riunioni che faceva l'AEI a Genova, perché l'ingegner Gervasio era un ingegnere elettrotecnico e suo papà aveva un'officina elettrica. Eravamo, non so, 5 o 6 iscritti a questa associazione.
andando, partecipavamo a queste riunioni e la direzione della AI ha conferito all'ingegner Gervasio il titolo di presidente dell'associazione, della sezione Ligure della AI. La presidenza della AI ruotava fra varie enti in Liguria, fra l'università, fra la Telecom, varie industrie, l'Enel, e un anno hanno deciso di darla all'ingegner Gervasio. L'ingegner Gervasio mi ha nominato segretario dell'Associazione Elettrotecnica Italiana. Fare segretario di un'associazione che contava 400 iscritti, che faceva le riunioni soprattutto a Genova, è stato un lavoro mica semplice, con tutte le cose che avevo già da fare. Però anche lì, con l'aiuto degli operai, che per esempio facevano il lavoro di imbustare gli inviti, i fogli dentro le lettere, o di scrivere, o di provvedere alla corrispondenza. Insomma, che per 3 anni questa associazione elettrotecnica italiana è stata gestita a Ferragni. È stata gestita. E il mio lavoro è stato incredibile in quegli anni lì, perché prendeva tanto tempo. Intanto si doveva organizzare una gita sociale all'anno e poi almeno una decina di conferenze all'anno, quindi uno o due al mese, nei mesi invernali. Erano da organizzare a Genova, quindi era anche distante, bisognava avere i contatti con le persone dell'università, con chi veniva, con i relatori. Comunque siamo riusciti a fare un bel lavoro e abbiamo, come dire, fatto anche delle belle gite sociali. Diciamo che una l'abbiamo fatta al CERN di Ginevra. Poi l'abbiamo fatto in Francia, vedere la centrale lì di Creys-Malville, quella Super Phoenix. Poi ne abbiamo fatto altre. E una cosa, forse la riunione più importante che abbiamo fatto a Genova è che sono riuscito a far venire il professor Zichichi a Genova. E che non è stata una cosa molto facile, perché quelle persone lì, con quegli anni lì, erano piene di impegni. Comunque è venuto e ci ha parlato, ha fatto una bella lezione a questa lezione qui e a questa riunione qui che abbiamo fatto nel Banco di Sardegna. Era venuto anche, avevamo invitato anche il TG3, persone, qualche giornalista dell'università, eccetera. Ecco, per dire di questo periodo qui della AI, abbiamo fatto anche delle gite. Anche con gli operai della centrale o della fabbrica, siamo andati a vedere per esempio centrali sperimentali a Milano, che sono cose che nelle fabbriche secondo me non è che fossero molto fatte. Tutte queste attività che faceva lo stabilimento, questa attività ludica, questa attività di turismo, di. Ma ce n'era un'infinità. Il Treme Club, sì, mi pare che si chiama. Il Treme Club aveva tutte queste attività che erano, non so, dalla mineralogia, turismo, pesca, caccia, un'infinità di attività per interessare le persone. Quindi c'era tutto un mondo che girava, che si interessava di questi aspetti qui. Praticamente tutti potevano anche partecipare, per cui era aperto a tutti. Erano, non so, forse sistemi che venivano dagli Stati Uniti o sicuramente comunque molto appoggiati dai direttori che c'erano lì a Ferrania. Per esempio le gite. Lo stabilimento organizzava delle gite anche internazionali. Io sono stato in Cina, in Messico e la spesa poi della gita, il costo della gita veniva trattenuto con una piccola mensilmente sulla busta paga, una piccola quota, quindi dava la possibilità a tantissimi di partecipare a queste gite, che gli interessava questo, ecco.
Appena sono stato assunto a Ferragna, lo stabilimento ha organizzato, il 3M Club ha organizzato una gita in Russia, Mosca, Leningrado, Kiev. E un gruppo notevole di persone ha partecipato a questa gita, fra cui tanti direttori, tanti anche degli Stati Uniti, che forse per loro non era facile andare in Russia in quegli anni lì del 1970. E siamo arrivati all'aeroporto di Mosca, c'erano un buon numero di pullman che ci aspettavano, con delle persone che ci hanno fatto subito un'impressione. Delle donne vestite tutte diverse da noi, qui c'erano delle donne che scopavano la strada, cose che noi non eravamo abituati a vedere. E, vabbè, insomma, e poi siamo andati in albergo lì a Mosca. Io avevo un bellissimo albergo sulla Piazza Rossa e abbiamo girato queste tre. Abbiamo girato Mosca, poi con i voli in aereo, Leningrado. E poi Kiev, e con le guide che ci spiegavano, e ci ha colpito questo mondo così diverso dal nostro, no? E soprattutto questi controlli che c'erano prima, tutte le volte che si doveva salire sull'apparecchio. Quando siamo partiti per tornare in Italia, il controllo forse era ancora più severo, e c'era un signore che si era comprato un'icona, probabilmente non autentica, ma che se la voleva portare a casa, l'ha nascosta dentro a una manica, dentro la giacca. E passando al controllo, gli addetti hanno alzato la giacca e l'icona è caduta giù e gliel'hanno sequestrata. Mentre un altro l'ha messa in una borsa e la spingeva con i piedi sotto il banco, e questo qui è riuscito a portarla a casa. Ecco. Sembrano cose impossibili al giorno d'oggi, però a quegli anni lì era così. Anche perché non era proprio Russia, era Unione Sovietica. Ah, non era, no, Russia, era Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Ecco, per esempio, in particolare, io mi ricordo che quando ero all'aeroporto, avevamo in un aeroporto, forse Mosca, Leningrado, ma in un aeroporto c'era tanto tempo da aspettare. E avevo visto che vendevano i gelati, ma come facevo a parlare? Allora c'era un soldato, un addetto lì, in uniforme, in inglese. Gli ho detto: è possibile comprare un gelato? Certo che è possibile, ma risposta in inglese. È andato là, ha detto al rivenditore lì: dia un gelato a questo signore qua. Io allora avevo 20 anni, 25. Gratuito, ma ha detto: glielo offro io, ecco, una cosa così, per dire. Ma c'era una severità notevole.